Segreti della vita, presentazione standard di lei. Ecco fa. Ecco fa. Ecco fa. Signor Salvo. Ma ecco fa. Ma voi vi conoscete? Per via traversa. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Noi abbiamo parlato e abbiamo trattato in queste ultime lezioni, per due sedute, diciamo, abbiamo trattato dei tumori. E ovviamente l'argomento è così vasto che io avrei ancora materiale da farvi vedere, ma preferisco, insomma, lo possiamo vedere anche un'altra volta, se c'è tempo alla fine di questo incontro. Adesso vorremmo parlare invece di quelli che sono, io ho intitolato questa presentazione, i segreti della vita. Vabbè, ormai... I segreti della vita stanno praticamente nelle sue... diciamo impostazioni chimiche ed informatiche, chimiche ed informatiche, fino diciamo alla metà del XIX secolo si concepiva diciamo la vita, il fenomeno biologico, come un fenomeno a sé stante nell'ambito delle scienze naturali, cioè come se la vita fosse qualcosa di estraneo alla natura e più, diciamo, vicino a qualcosa di incomprensibile, di origine soprannaturale. Il destino, così, diciamo così, ecco, divinità, come si chiama, eccetera, eccetera. Ma fino a quando nel 1828, vi ricordo ancora la data, dice, ma perché sai che c'era nel 1828? Ma non è che ci manca assai, non è che ci manca assai. Nel 1828 il chimico Wöhler, tedesco, sintetizzò una sostanza prodotta dagli esseri viventi che si chiama urea. Urea. L'urea è, diciamo, una delle principali sostanze e uno dei principali cataboliti del corpo degli organismi animali e umani, quindi, che si trova nell'urina. Infatti urina da urea. Ha una formula chimica particolare, è formata da un atomo di carbonio unito con un atomo di ossigeno. Poi abbiamo due atomi di azoto e quattro atomi di idrogeno. Quindi la formula è CONH2 preso due volte, e questa è l'urea. Ora, a quei tempi, nel 1828, come vi dicevo, si pensava che la vita e i prodotti organici fossero esclusivi di una vis vitalis, una forza vitale di natura quasi soprannaturale, e che quindi fosse impossibile sintetizzare prodotti chimici fatti dagli organismi viventi. Invece Müller nel 1828 aprì le porte ad un nuovo ramo della chimica, che è la chimica organica. È vero, dimostrando così che tutti i composti che entrano nella composizione della cellula vivente, che entrano nella struttura del nostro corpo, per essere più pratici, sono a tutti gli effetti
effetti prodotti chimici derivati dagli stessi elementi chimici che si sono formati nelle esplosioni delle supernove, nell'esplosione delle stelle, quando si formò l'universo, avvennero delle prima, avvenne la sintesi di determinati elementi chimici elementari, idrogeno, è vero, fino elio, litio, è vero. Dopodiché questi formarono i primi ammassi stellari, è vero, che poi si organizzarono in galassie, è vero. Queste stelle di prima generazione, com'è che brillano le stelle? È giusto, le stelle sono tante, milioni di milioni, diceva la pubblicità, vero? Ma chi non è addetto proprio agli studi, è avvezzo agli studi scientifici, magari ha pensato qualche volta, dice, ma com'è che queste stelle brillano? Perché se io prendo della legna e la brucio e faccio fuoco, questa legna, a seconda della percentuale della quantità di legna che io brucio, può bruciare anche per ore, ore, giorni, mesi, anni, ma poi termina e si spegne, si forma il carbone, giusto? E invece le stelle brillano, vedete, per esempio io questa introduzione non era prevista, però mi sembra doverosa farla, mi sembra doverosa farla. Com'è che brillano? Quindi voi capite che il brillare delle stelle, lo splendore delle stelle e del Sole, che è la nostra stella più vicina, non è dovuto ad una combustione, perché il bruciare la legna, l'unione di qualsiasi cosa con l'ossigeno, con la formazione di fuoco e di sostanze di rifiuto, eccetera, si chiama combustione. Non è combustione. Perché? Perché gli studiosi che studiano l'universo, gli astrofisici, hanno determinato che l'universo si è formato circa 13 miliardi e 400 milioni di anni fa da una grande esplosione che prende il nome di Big Bang. Ora, i profani, diciamo coloro che non sono vicini al mondo della scienza, fanno questo ragionamento, dice, ma sti scienziati saranno dei grandi imbroglioni come i politici, come i sindacalisti, saranno gente, insomma, così, mezza fusa magari di cervello, perché non si rendono conto invece che la scienza si basa su dati positivi e certi al di sopra di ogni ragionevole dubbio. Bisogna aggiungere al di sopra di ogni ragionevole dubbio, ragionevole. È giusto? Ragionevole, perché può essere un irragionevole invece la spiegazione dell'origine dell'universo, può essere irragionevole oppure irrazionale, come per esempio nei miti dei vari popoli del mondo in cui l'universo viene creato da divinità capricciose. A tempo dei Greci c'era Giove, c'era Minerva, c'era cosa. Poi il Buddha, che non è poi tra l'altro nemmeno una religione, ma gli induisti hanno tante idee, tantissime religioni. Io che sono molto vicino all'antropologia, vi posso dire che esistono circa 3.000 religioni nel mondo. Noi ne conosciamo poche. No, non ne conosco. Cristianesimo, islamismo, no, queste sono le più conosciute. 3.000 ce ne sono. E ognuno ha i suoi miti. Ognuno ha le sue leggende e ognuno ha la pretesa di dire che la propria religione è vera e quella degli altri è falsa. Benissimo. Quindi questo è il modo di ragionare puerile da bambini. Invece se noi ragioniamo, tra virgolette, come si dice, un butire le pusa, arriviamo ad altre conclusioni. E allora intanto cerchiamo di capire come fanno gli studiosi a sapere che l'universo si è originato 13,4 miliardi di anni fa. Ci sono tantissimi dati che
che portano a questo numero. E, per esempio, noi sappiamo che il sistema solare ha meno di 5 miliardi di anni, 4 miliardi e 600 miliardi, lo sappiamo dai meteoriti, è vero. Dallo studio invece dell'espansione dell'universo, l'universo si espande, ecco un'altra cosa che puoi vedere, si espande, ma si espande dove? Se al di fuori dell'universo non c'è niente, è vero, si espande nel vuoto, nel nulla, è vero che poi il nulla, come chi è che ha assistito a certe discussioni nostre negli anni passati, sa benissimo che il nulla non è nulla, ma il nulla è tutto, in quanto praticamente nel nulla si formano e si disformano, per dire si disgregano, si annullano, si annichilano particelle ed antiparticelle, è vero, le quali rimangono nella virtualità. Nel momento in cui alcune particelle dalla virtualità passano alla realtà, e virtualità non significa che non esistono, esistono virtualmente, ma esistono, capito? Quindi quando, senza violare il principio di conservazione dell'energia, succede che certe particelle accedono alla realtà e da queste particelle si originano come delle bolle di sapone degli universi, è vero, che si originano come per esempio voi soffiate in una cannuccia, si originano questi universi. Ora, dai dati dell'espansione dell'universo, come dicevo prima, l'inizio di questa espansione è avvenuta 13,4 miliardi di anni fa. Come si fa a sapere che l'universo si espande? Ora vi dico. E quindi come si arriva a questa cifra? Spesso mi succede, stando io alla Borgata Costiera, che non vorrei mai venire in centro passando dalla via Salemi, perché la via Salemi è diventata una bolgia infernale, ma lasciamo perdere, l'hanno riscetta con tutti questi careggiati, queste baracchine che hanno fatto per scopi di lucro, ovviamente per scopi di commercio, quindi io cerco di evitare, ma quando non posso evitare, arrivato verso, diciamo, la fine di via Salemi e l'inizio di Torre Bianca, come lo chiamiamo noi, a Mazara, c'è il famoso passaggio all'Everest. Ora, ogni volta che scendo io, il passaggio all'Everest è chiuso. Quindi non è che, come sia, sarà una sorte pesante, che raramente ho trovato il passaggio a livello di via Salemi, però io mi diverto perché io dico ora passerà il treno super veloce e passa quel trenino sempre vuoto, regolarmente vuoto, però è bello quando passa il treno e arriva al passaggio a livello e fischia. E allora voi, se ci state attento, vedete che man mano che il treno si avvicina al passaggio a livello, più si avvicina, più il suono diventa acuto, più si allontana, più il suono diventa grave. Lo stesso succede se noi esaminiamo la luce delle stelle. In questo caso l'acuto e il grave corrispondono ai colori dello spettro della luce. È vero, la parte rossa dello spettro corrisponde alle lunghezze d'onda più lunghe, la parte viola dello spettro corrisponde alle lunghezze d'onda più brevi. Quando il treno si avvicina, voi sentite un suono acuto, corrispondente allo spostamento di certe righe che ci sono nello spettro, cioè lo spettro è praticamente il colore, praticamente, diciamo così, del raggio solare o di un raggio proveniente di una stella scomposto attraverso uno spettroscopio. Voi vedete una parte colorata e in questa parte colorata ci sono delle righe verticali. Ora, gli astrofisici hanno notato da tempo che queste righe verticali dello spettro solare sono spostate verso il colore rosso. Cioè praticamente sono spostate verso la lunghezza d'onda maggiore. Questo equivale a corpi
allontanano da loro, da noi. E precisamente le galassie si allontanano da noi con una velocità direttamente proporzionale alla loro distanza da noi. Non perché noi ci facciamo antipatia alle altre stelle, ma se noi fossimo su un altro corpo celeste, noi osserveremmo lo stesso fenomeno, perché i corpi celesti si allontanano da noi. E allora, facciamo finta che questo è un film, riavvolgendo il film in direzione contraria, noi vediamo che tutti i corpi dell'universo ieri erano più vicini, e l'altro ieri erano più vicini ancora, e l'altro ieri ancora erano più vicini, e mille anni fa erano più vicini, e un miliardo di anni fa erano più vicini. Arrivata circa 13 miliardi e 14 milioni di anni fa, tutti i corpi dell'universo erano tutti racchiusi in un puntino più piccolo del puntino che si mette sulle i, molto più piccolo. Questo puntino ha subito un'esplosione, da questa esplosione si sono formate le stelle di prima generazione. Queste stelle di prima generazione hanno formato gli elementi chimici più semplici: idrogeno, elio e litio sono i primi elementi del sistema periodico. Dopodiché queste stelle, che cosa fanno queste stelle? Perché brillano queste stelle? Questo era l'inizio del discorso. Brillano perché all'interno delle stelle, per la concentrazione enorme della materia, avvengono reazioni di fusione nucleare, cioè i nuclei degli atomi si fondono liberando un'enorme quantità di energia, la quale enorme quantità di energia dura per milioni o miliardi di anni. Quindi non è una combustione, è una fusione nucleare. Analoga a quello che succede in una maniera però velocissima nella bomba all'idrogeno, bomba H. Quindi questi sono fenomeni di fusione nucleare. Dalle stelle di prima generazione si formano le stelle, si formano diversi elementi chimici. Dopo il litio ce ne sono ancora, c'è il sodio, c'è il potassio, c'è il magnesio, c'è il calcio, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al ferro. Arrivando a che la stella accumula ferro, non trova più la forza per poter fondere altri nuclei. E la stella esplode, mandando nello spazio tutti gli elementi chimici che ha formato. E quindi fra questi elementi chimici c'è anche il carbonio, che è l'elemento principe di cui sono formati tutti gli esseri viventi. Poi si formano i pianeti, il carbonio in questi pianeti si unisce con l'idrogeno, l'ossigeno, l'azoto, e 4 miliardi di anni fa sulla Terra ha dato origine alle prime forme di vita. Stiamo, diciamo, con i piedi sulla Terra e non facciamo voli pindarici, perché leggendo diversi libri, per esempio io questo pomeriggio prima di venire qua stavo leggendo un libro su Kindle in versione elettronica, e dava per scontato questo libro che la vita sulla Terra si fosse formata attraverso processi che furono studiati negli anni 50 da Haldane e Oparin, due studiosi, uno inglese e uno russo, Alexander Ivanovich Oparin, che fra l'altro prese il premio Lenin per i suoi grandi contributi scientifici. Questi studiosi studiarono come si è potuta formare le prime forme viventi sulla Terra, come si sono potuti originare. E allora praticamente misero in una provetta carbonio, idrogeno, azoto, metano, è vero? E in questa provetta scoccava periodicamente una scintilla elettrica a simulare i fulmini, è vero? Dopo alcune settimane si formavano nella provetta gli aminoacidi, cioè le sostanze che formano le proteine. E allora, negli anni 60, negli anni 70, che bello, come siamo contenti, abbiamo capito come si è formata la vita. Non è vero niente. Ancora oggi,
nel 2019, i biologi, quelli seri però, perché chi è, diciamo così, un poco avventatizi, e per loro tutto è risolto. Ancora noi non abbiamo capito la certezza come sono formati i primi organismi viventi sulla Terra. In ordine generale, sappiamo che prima si sono formati degli amminoacidi, poi si sono formati dei nucleotidi che hanno formato degli RNA, acido ribonucleico, e questi si sono dovuti associare, è vero, incoacevati in delle gocce. Dove questo è successo? È successo nelle fumarole oceaniche. Cosa sono le fumarole oceaniche? Dal fondo degli oceani ci sono delle sorgenti di acqua calda. Intorno a queste sorgenti c'è del fango, e in questo fango si formano anche spontaneamente, non organismi viventi, delle sostanze organiche. Ma dalle sostanze organiche agli organismi viventi c'è una differenza, quanto tra me e il Papa, almeno. Quindi la verità è, perché io come dico una e dico l'altra, la verità è che noi ancora come si è formata la vita sulla Terra lo sappiamo su grandi linee, ma andando a uno studio scientifico proprio molto stringato, molto, molto forte, e ci sono ancora dei grandissimi misteri, come per esempio perché è nato il codice genetico e perché tre nucleotidi specificano un determinato amminoacido e non un altro. Tantissime cose che ancora vanno chiarite, e però per amore della verità devo dire che si è riusciti a fare anche delle cose notevoli, come per esempio scomporre un virus in tutte le proteine che formano il suo capside, sintetizzare l'acido nucleico al computer. Quindi al computer praticamente si va a determinare quali sono le basi azotate e si sintetizzano chimicamente. Dopodiché si associano queste parti e si crea il virus. Questo è un grande risultato. Però, siamo attenti. I virus, che ora qua in queste diapositive ne vedremo di virus delle belle, non sono dei veri e propri organismi viventi. Sono viventi e non viventi nello stesso tempo. Cioè, se in questa stanza per ora ci saranno almeno 6,02 per 10 elevato alla 23esima virus, il numero di Avogadro di virus, almeno, noi i virus si misurano in nanometri, in milionesimi di millimetro, è vero, però con i microscopi si vedono bene, ora ve ne faccio vedere alcuni. E questi virus sono come delle particelle inerti quando si trovano nell'aria, nell'acqua, sulla terra. Ma se un virus entra casualmente all'interno del nostro corpo, di un corpo di un organismo animale o vegetale, automaticamente la prima cosa che fa è inietta nella cellula il proprio DNA o il proprio RNA. Questo DNA si moltiplica all'interno della cellula fino a farla scoppiare, e il virus passa da una cellula a altre cellule, e se non si corre ai rimedi può provocare anche la morte di diverso. Però i virus, abbiamo visto la volta scorsa, producono diversi tipi di tumori. Per esempio i papillomi, è vero, che colpiscono le ragazze, soprattutto così via di seguito, poi danno luogo a dei carcinomi della cervice uterina, è vero, e oggi si sono affrontati dei vaccini contro il virus del papilloma, che è consigliabile farle a tutte le ragazze che sono in età di sviluppo. È vero. E questi benedetti virus, però, come abbiamo detto già altre volte, oltre a essere fattori di malattie, ricordiamo per esempio dei virus che provocano malattie, il virus dell'influenza,
il virus del raffreddore, i rotavirus intestinali, quelle che provocano degli attacchi di diarrea acuta che durano alcuni giorni e poi passano, il virus del vaiolo, terribile, il virus della poliomielite, terribile, è vero, oggi tantissime malattie, perché il virus della HIV, dell'immunodeficienza acquisita, cioè dell'AIDS, è un virus, è vero, i virus sono anche fattori evolutivi, per esempio, io vi ho detto la volta scorsa che la placenta dei mammiferi placentati e dell'uomo si è originata attraverso un'infezione virale. In mammiferi circa 50 milioni di anni fa è avvenuta questa infezione, questi virus hanno poi formato la placenta, hanno dato origine ai mammiferi e questi virus sono ancora inseriti nel nostro genoma, è vero? E, però, ripeto, quindi i virus stanno a metà, fra viventi e non viventi. Quando sono al di fuori della cellula non sono viventi, appena entrano all'interno della cellula diventano organismi viventi. Importante notare, ma tutti voi lo sapete, i virus, le infezioni virali non si curano con gli antibiotici. L'antibiotico non produce la morte del virus, tranne dei virus più grossi. Ci sono dei grossi virus che sono sensibili ad un antibiotico che si chiama aureomicina, ma è un'eccezione questo di qua. I virus sono invece sensibili alle nostre difese immunitarie. Il nostro corpo, quando è invaso da virus, si comporta in un modo particolare. Intanto le nostre cellule producono una sostanza che neutralizza il virus momentaneamente, che si chiama interferon. Poi, a distanza di circa 10-15 giorni dall'infezione virale, se l'organismo sopravvive, prende per esempio una polmonite virale, è vero, una polmonite virale è un evento molto grave, soprattutto per le persone della mia età, è giusto? Nei giovani è una stupidaggine, una bazzecca, ma perché la polmonite virale si manifesta quando le difese dell'organismo sono estremamente indebolite e allora si moltiplica il virus all'interno dei bronchi e dei polmoni fino spesso a provocare la morte. Però se l'organismo resiste per circa 12-15 giorni, il nostro corpo costruisce gli anticorpi che distruggono il virus. Quindi dopo 15 giorni dall'infezione già il malato va migliorando e dopodiché guarisce, perché produce gli anticorpi. Ma se gli anticorpi vengono prodotti, diciamo così, a tempo indeterminato e nel frattempo l'organismo è indebolito, l'organismo muore, non ha il tempo di formare gli anticorpi. Passiamo alla prossima. Se non abbiamo visto niente, purtroppo a me piace parlare, queste cose elettroniche non sono per niente. La terra e la vita, cronologia, è vero? E poi noi vediamo quali sono state le tappe principali, vedete lì, Big Bang, poi la formazione della terra, poi la formazione degli organismi procarioti, da non confondere con vicarioti, che sarebbero i politici mazzaresi, sarebbero i vicarioti, giusto? Oh, questi non sono vicarioti, sono procarioti. E allora i politici, mi permettete una piccola parentesi, è come il paradosso di Epimene. Devi fare foto. È giusto? Dice i cretesi sono tutti bugiardi e io sono cretese. È giusto? Quindi se io sono cretese e dico che i cretesi sono tutti bugiardi, vuol dire che sono tutti bugiardi. Se è vera, il proverbio è vero, allora è falso. Se è falso è vero, è giusto. Però nel caso dei politici è provato addirittura da teoremi matematici, ci sono due teoremi matematici che dimostrano che il politico deve mentire per forza. Non può fare il politico se non mente. La politica, ecco, quindi
Ma lasciamo perdere questo. Procarioti. No, 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 no. Lasciamo. Mamma mia, in cui lo dobbiamo andare? Allora, i procarioti sono questi qua. Questi di qua sono praticamente organismi primitivi che non hanno un nucleo. Noi invece siamo eucarioti perché abbiamo il nucleo. Andiamo. Oh, Luca, ne abbiamo sentito parlare. L'este, universal, common ancestor, l'ultimo antenato comune da cui tutti noi discendiamo. Vedete, da Luca poi hanno avuto origine i batteri, gli archi, gli eucarioti, che si dividono in piante scavate, il resto sono tutte. Ecco, per esempio, una cosa che magari voi non sapevate perché non avete fatto studi biologici, è vero, voi pensavate che i funghi fossero piante. No, in realtà i funghi appartengono ad un regno differente, non sono né animali né piante. Il regno dei funghi. È muffa. E le muffe sono funghi. Sono muffe. Sono muffe. Ora, recentemente, un articolo su Science, rivista scientifica internazionale, e di grande, cioè io l'ho appreso veramente con grande stupore, ma da un lato non mi sono meravigliato, ma aspettavo. I funghi, le muffe mucillaginose, sono in grado di apprendere. E allora noi, che avevamo costruito tutta la psicologia e la neurobiologia sulla base della cellula e il neurone, che è formato, come è formato, eccetera, eccetera, queste muffe non hanno né neurone né niente, eppure apprendono. Cioè, come hanno fatto gli scienziati a vedere? Hanno preso praticamente delle sostanze chimiche particolari, amare, l'hanno messo in una capsula di vetro osservando un microscopio e hanno visto che la muffa appena si avvicinava, perché queste muffe hanno i pseudopodi, cioè non si vede ad occhio nudo, ma al microscopio si vedono camminare, proprio spostarsi. Appena entra in contatto con questa sostanza amara, si ritira, torna indietro e stabilisce collegamente con altre cellule, le quali cellule, istruite dalla prima, vanno in quella direzione, la circondano, la schivano, perché hanno ricevuto l'informazione che lì c'è una sostanza amara. E non hanno neuroni. Questa è stata una scoperta ultima, proprio di pochi mesi fa. E allora, andiamo avanti. Ecco, passiamo al DNA. Il DNA sarà l'argomento di discussione delle prossime, come si chiama, ora noi butteremo le basi per capire la struttura del DNA. Il DNA è la sostanza ereditaria, diciamo, che è depositata dentro il nucleo delle cellule viventi. Cosa c'è depositata? È una sostanza chimica. È formata da uno scheletro, cioè una struttura portante formata da acido fosforico, fosfato, come c'è scritto, o acido fosforico è lo stesso cosa, e deossirribosio o desossirribosio. Il ribosio che cos'è? È uno zucchero. Perché qua si chiama deossi o desossi? Perché questo zucchero, rispetto al ribosio normale, è carente di un atomo di ossigeno, manca di un atomo di ossigeno, e si chiama deossirribosio. Forma lo scheletro portante del DNA. Poi nel mezzo gli scalini del DNA. E vedi, ora però vi dico una cosa che vi sbalordirà. Gli scalini del DNA sono formati da basi azotate, che sono adenina, guanina, timina e citosina, e sono accoppiati in modo che ad ogni adenina deve corrispondere una molecola di timina, ad ogni guanina deve corrispondere una molecola di citosina. Non si sbaglia mai, l'accoppiamento è solo così. Ma la cosa straordinaria che vi volevo dire, che a me, non che mi ha meravigliato, dico, ma guardate un po', c'è una parte della matematica superiore, che praticamente si occupa
dell'impacchettamento, della compattazione di materiale. Per esempio, se io ho delle arance e le devo disporre in modo ottimale dentro una cassetta, ci sono dei modi particolari per sistemare queste arance in modo che dentro una cassetta ci vadano più arance possibili senza che queste arance vengano spremute, vengano danneggiate e così via di seguito. E allora il DNA che è all'interno delle nostre cellule è impacchettato secondo dei principi matematici ben precisi, è vero, è compattato, avvolto in sostanze chimiche che si chiamano istoni in una maniera ottimale che meglio non si potrebbe, e in ogni cellula noi abbiamo, in ogni nostra cellula noi abbiamo 2 metri di DNA. In ogni cellula nostra la cellula si misura in micro, in millesimi di millimetro. In questi millesimi di millimetro ci sono compattati 2 metri di DNA che non si vedono, ma sono talmente quante cellule noi abbiamo nel nostro corpo? Miliardi di miliardi di cellule. Facendo il conto, facendo la moltiplicazione dei 2 metri di DNA per ogni cellula, per tutte le cellule del corpo umano, lo sapete, se lo potessimo sciogliere tutto il DNA e farne un nastro, quanta lunghezza otterremmo? 50 milioni di chilometri. Nel nostro corpo ci sono 50 milioni di chilometri di lunghezza di DNA, di uno spessore che è milioni di volte più sottile di un filo di capello. Questi sono i dati. 50 milioni di chilometri, è vero, non si scherza. Si potrebbe arrivare a Marte più o meno, insomma, per una persona, immaginando tutte le persone del mondo. Chiamiamo tutti. Vedete, quindi possiamo andare avanti, questo l'abbiamo visto. Ecco, i filamenti del DNA sono 2 e si avvolgono in senso destrosso, cioè i 2 filamenti sottilissimi del DNA si avvolgono come un cavatappi da destra verso sinistra. La parte, diciamo, laterale è costituita da fosfati e zucchero. I gradini sono costituiti dalle basi azotate che abbiamo visto. L'RNA a destra è un altro tipo di acido nucleico, il quale acido nucleico differisce dal DNA per 2 cose. Primo, perché non è formato da 2 filamenti, bensì da un filamento soltanto. Secondo, per una delle 4 basi azotate. Nel DNA la base azotata è la timina. Nell'RNA, a posto della timina, c'è l'uracile, un'altra base azotata. Ora vedremo quale funzione hanno gli RNA. Andiamo avanti. Vi sono tipi di RNA comuni a tutti gli organismi viventi cellulari. Abbiamo RNA, intanto vediamo cosa significa. Significa acido ribonucleico. Già il nome è diverso da desossi. Perché? Perché questo zucchero non ha perduto l'atomo di ossigeno, all'alquite è un ribosio, è un ribosio. Poi esistono 3 tipi nelle nostre cellule di acido di RNA: RNA messaggero, RNA ribosomiale ed RNA transfer. Ora vi dico in parole povere che cosa. Il DNA contiene il messaggio genetico e sta dentro il nucleo, e il nucleo è chiuso da una membrana che si chiama membrana nucleare. Quindi quando il DNA deve dire alla cellula le proteine che deve formare, si dovrebbe spostare e andare
c'è il citoplasma, signore, un organo del citoplasma sono i ribosomi. Ribosomi, formate questa proteina, l'emoglobina, formate l'albumina, formate una cosa si chiama. Ma non lo può fare questo poveretto di DNA, perché è chiuso dentro la membrana nucleare. Ecco che entra in gioco l'RNA messaggero, il quale prima il DNA che è avvolto da destra verso sinistra si svolge in due filamenti. Su ognuno di questi due filamenti si stampa l'RNA messaggero complementare, cioè che ha l'accoppiamento delle basi complementari. L'RNA messaggero, che è più piccolo del DNA, attraverso i fori che ci sono nella membrana nucleare, passa dal nucleo al citoplasma e si mette sui ribosomi e ci dice i ribosomi e le proteine che devono costruire. Sembra fantascienza, e invece è la realtà delle cose, e fra l'altro qua siamo alla base della medicina. Qua siamo alla base della medicina. Origine delle nostre cellule e origine e causa delle malattie attraverso alterazione della sintesi proteica, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ecco, vedete, vi ho detto in poche parole, si svolgono i due filamenti, quello che vi ho detto, ecco. L'RNA messaggero passa nel citoplasma e se ne va sul ribosoma. Il ribosoma è formato da RNA ribosomiale. Poi ci sono gli RNA, qua c'è tRNA, significa RNA transfer, ognuno delle quali, in base alle basi azotate, prende, capita un amminoacido e lo mette nella posizione giusta per formare la giusta proteina. Andiamo avanti. E va bene. E qua noi abbiamo il processo che vi ho detto io. Andiamo avanti. Altrimenti è la replicazione. La replicazione del DNA significa l'elica che si divide in due filamenti. E questa si chiama replicazione. Andiamo avanti. Eccola, questo è l'alfabeto della vita. Alcuni in termini poetici dicono il linguaggio della vita, la traduzione della vita, perché nella formazione delle proteine noi abbiamo un processo di replicazione che abbiamo visto e poi abbiamo un processo di traduzione, cioè il DNA e l'RNA sono formate da nucleotidi, le proteine sono formate da amminoacidi, e allora bisogna tradurre il messaggio dal messaggio nucleotidico al messaggio amminoacidico. E allora lì vedete, guardate, che significa? Poco fa, se vi ricordate, io vi ho detto che nell'RNA al posto della timina c'è l'uracile, e questo è ogni U è una molecola di uracile. Tre molecole di uracile nell'RNA di trasporto, tRNA, significa vai nel citoplasma e prendi l'amminoacido PHE, che significa fenile alanina, e mettono in questo posto, patapuff, dopodiché UUA o UUG, quindi c'è questa alternativa, in questo caso vengono tradotte nell'amminoacido che si chiama leucina, leu, e così via dicendo. Quindi questo è l'alfabeto della vita. Quando succedono determinate malattie, una base azotata per caso viene sostituita da un'altra base azotata, si forma una proteina difettosa, la quale proteina difettosa provoca una grave malattia, per esempio. Non tutte le malattie sono provocate dalla sostituzione di una base azotata.
vi sono malattie che sono provocate da alterazione della disposizione spaziale della proteina, perché la proteina è come, facciamo finta che è un filamento, una proteina. Questo filamento è formato da tanti amminoacidi. Questi amminoacidi, è vero, man mano che si vanno disponendo nel filamento, producono un ripiegamento del filamento, il quale praticamente ha una forma pieghettata, e questa è la struttura alfa. Poi questo pieghettamento subisce un ulteriore ripiegamento, e quella è la struttura beta, fino a quando praticamente noi abbiamo diversi filamenti, che diversi gomitoli di filamenti che si uniscono e formano una proteina complessa come l'emoglobina del nostro sangue, il quale è costituita da due catene alfa e da due catene beta. È vero? Ora, cosa succede? Succede che chi glielo dice alla proteina di ripiegarsi in un modo o in un altro modo? Non so se voi avete capito, perché questa è una cosa importantissima. Cioè, la proteina, quando si forma attraverso la traduzione, eccetera, eccetera, si ripiega naturalmente. Per ottenere, diciamo, un determinato ripiegamento, c'è bisogno di un certo processo di natura fisica. Cioè, si devono formare dei legami di idrogeno, si devono formare dei legami chimici particolari e così via di seguito. Ma in quanti modi, matematicamente parlando, un filamento può ripiegarsi? Il fenomeno è analogo ad un problema matematico che i matematici chiamano problema NP. Significa non polinomiale. Non è sintetizzabile con un polinomio a termine intero. È vero, cioè un processo praticamente che non è per forza deve essere un processo complicato, può essere un processo semplice, però siccome è ripetuto in un numero n di volte, il tempo di realizzazione di questo processo diventa lunghissimo, a volte più lungo dell'età dell'universo. Vi faccio un esempio semplicissimo. Abbiamo un commesso viaggiatore. Questo è il problema del commesso viaggiatore. È un problema NP, si chiama dal punto di vista della matematica. Un commesso viaggiatore deve percorrere un certo numero di città, però il suo circuito deve essere fatto in modo che sia il più breve possibile per raggiungere queste città. È vero, il tragitto più breve possibile. Se le città da visitare sono poche, e allora il problema è facilmente determinabile in termini polinomiali, cioè facilmente risolvibile. Ma se le città sono assai e bisogna andare a determinare il percorso ottimale per visitarle tutte, passando per ogni città una sola volta, non può ritornare nella stessa città, il problema diventa irrisolvibile dal punto di vista temporale, cioè dal punto di vista, diciamo, della realizzazione, è realizzabile, però ci vogliono miliardi di anni. Ad esempio, se un commesso viaggiatore deve visitare 10 città, è giusto? E per ogni città deve passare soltanto una volta, deve scegliere il percorso più breve, e allora il numero delle alternative di percorsi, lo sapete a quanto è uguale? A 10 fattoriali. Significa 10 per 9, per 8, per 7, per 6, per 5, per 4, per 3, per 2 e per 1. Ebbene, che numero che sia. Se deve visitare 3 città, il percorso è 3 per 2 per 1. Ci sono soltanto 6 possibilità. 3 per 2, 6 per 1 fa 6. Lo stesso avviene nel ripiegamento delle proteine. Cioè, mentre un computer
quindi realizzato da un uomo, per calcolare il tempo necessario al ripiegamento di una proteina, impiegherebbe per esempio 2 giorni, 3 giorni di calcolo. Per 100 amminoacidi, per esempio, calcolare il tempo necessario per ripiegarsi, nella cellula vivente il ripiegamento avviene nell'ordine di secondi. Come avviene questo fenomeno non computabile ancora non si sa, solo si sa che avviene nella frazione di secondi, mentre in un computer impiegherebbe anni per trovare la cosa. Andiamo. Ma senti, scusa una cosa, tanto per l'informazione, in questa tabella che hai fatto, se noi facciamo una dieta scrittata, una vita eccetera, influisce su questa armonia di questa tabella? Se noi facciamo che? Una vita scrittata, diciamo io. Ah sì, sì, certo che influisce, perché praticamente viene danneggiato il DNA. Danneggiato il DNA si cambiano queste basi azotate, la posizione delle basi azotate, e possono supplementare i processi patologici e quindi malattie. E allora, questa è, diciamo, la sezione di una cellula eucariota, e questa è la sezione di una cellula procariota. Cioè la cellula eucariota sono le nostre cellule che hanno il nucleo, le cellule procariote sono le cellule degli organismi unicellulari, come dei microbi, dei batteri, che il nucleo non ne ha. Ma andiamo avanti. Oh, questa è la struttura generale di un virus. Quindi il virus ha una struttura geometrica. Quella che voi vedete è una capsula che potrebbe essere un icosaedro. Diciamo, e questa, chiamata anche testa, formata da proteine. Poi abbiamo qui una struttura tubulare e dei peduncoli attraverso cui il virus si attacca alle cellule viventi. Esistono diversi tipi di virus, virus che attaccano i vegetali, come il virus del mosaico del tabacco, il virus che attaccano i pomodori, eccetera, eccetera. Virus animali, che attaccano tutti gli animali, l'uomo compreso, e batteriofagi o fagi. Questo in particolare è un batteriofago. Cosa sono i batteriofagi? Sono virus che attaccano i batteri. Si mangiano i batteri. Quindi in un certo senso sono utili. E quello che stanno distruggendo l'oliveto in Puglia è un virus. No, non è proprio un virus, è un altro organismo, quelli sono altri tipi di malattie. Non è proprio un virus. Andiamo. Oh, guardate quanti tipi di virus che ci sono. È vero, struttura, questo di qua a destra è la struttura del virus dell'influenza. È vero, qua dentro c'è praticamente l'RNA. Questi sono tutti i tipi di virus e questi sono dei pedicelli, che sono dei recettori attraverso cui il virus si attacca alle cellule viventi. Passiamo avanti. Ecco, questo è il virus del papilloma, pericolosissimo perché infettato il virus del papilloma può produrre poi un cancro alla cervice uterina, come abbiamo visto. Quello invece è il virus dell'HIV, cioè il virus dell'immunodeficienza acquisita, cioè il virus dell'AIDS. Passiamo avanti. Allora, qua vedete i batteri, quanti tipi di batteri ci sono, e qua vedete quanti tipi le malattie che producono questi batteri. Per esempio, la difterite, la tubercolosi, la lebbra. Quelli sono i batteri che la provocano, e mi voglio soffermare fra questi al Clostridium tetani, che produce il tetano, una ferita infettiva. Il tetano è una malattia infettiva che non infetta. Vedete il gioco di parole? Una malattia infettiva che non infetta, ma colpisce soltanto il povero disgraziato che ci capita. Ma la malattia non viene trasmessa, non è contagiosa. Benissimo. E di tetano sono morte ora molto meno perché c'è la vaccinazione antitetanica, ma sono morte migliaia e milioni di persone nel mondo ferite, infette, soprattutto a tempo di guerra. La morte per
tetano è una delle morte più terribili. Perché? Il Clostridium tetani, che è il microbo che produce il tetano, produce la sua malattia attraverso la fabbricazione di una tossina, di una sostanza che si diffonde attraverso i nervi e va a bloccare i nervi che presidono i movimenti dei muscoli intercostali e del diaframma, provocando la morte per asfissia. È giusto? Il tetano, io ho conosciuto una persona la cui sorella era morta, parliamo di decenni fa, perché si era punta con la spina di una rosa. Quindi che cos'è? Produce una dicchia di sangue, per cui lì non l'ha nemmeno. E allora, come bisogna trattare le ferite per evitare il tetano? Perché qualsiasi ferita, soprattutto le ferite infette, quelle sporche, così vi dicevo, professore Pernice, ai due ordini, possono produrre il tetano. E allora le ferite vanno trattate con l'acqua ossigenata, perché il tetano è un microorganismo anaerobico, cioè un microorganismo per cui l'ossigeno è un veleno potente. L'acqua ossigenata produce ossigeno, e se voi invece vi provocate una ferita e ci mettete l'alcol etilico, cioè lo spirito, voi non fate altro se non fissare, è la colla che fissa il tetano alla pelle, e quindi proprio peggiorate di molto la situazione. Tutti quelli che sono i batteri, i microbi anaerobici, vengono distrutti dall'acqua ossigenata, perché produce ossigeno anaerobico. E queste sono le forme principali di batteri, di microbi, è vero, che esistono. Abbiamo Cocchi, alla scuola, a noi in medicina, ci dicevano le tre forme principali di microorganismi, che sono cocchi, bacilli e spirilli. Cocchi sono di forma rotonda, bacilli sono di forma allungata, spirilli sono di forma a spirale. E abbiamo una malattia proprio di questi cocchi, da non confondere con cocco di mamma, questi cocchi si possono associare e formano i cosiddetti streptococchi o stafilococchi, che producono diversi tipi di malattie. C'è lo stafilococco aureo, che può essere mortale, e così via di seguito. Gli spirilli hanno forma spirale, mondialmente noti per una malattia a diffusione sessuale che è la sifilide. La sifilide è provocata da uno spirillo, un batterio a forma spirale. Vabbè, questo lascia il tempo che trova, perché è catene di bacille, il Bacillus anthracis. Questo è l'antrace, usata anche come arma biologica. È vero? Cioè, se noi mettiamo delle spore di antrace in una busta e la mandiamo ad un nostro caro amico, quello apre la busta e si conza per le feste, per come si suol dire. Andiamo avanti. Andiamo. Oh, caratteristiche generali. Mentre i virus non sono sensibili agli antibiotici, però se noi abbiamo una malattia provocata da virus, spesso e volentieri il nostro medico ci prescrive anche l'antibiotico di copertura, cioè per evitare che quella infezione virale si possa complicare, e allora ti dà pure l'antibiotico. Ma spesso questo antibiotico fa più male che bene, perché produce assuefazione, perché l'antibiotico per fare effetto deve essere preso a dosi piene, e non meno di una settimana, 10 giorni. Se uno prende l'antibiotico, e non deve essere abituato a prendere. Se uno prende l'antibiotico per un giorno, per due giorni, produce un danno enorme, perché facilmente produce antibiotico resistenza dei germi, del microbioma del nostro organismo. Passiamo avanti, che c'è il professore che ha scritto.
morbillo. Io mi vorrei fermare e trattare l'argomento dal morbillo alle vaccinazioni alla prossima sessione, perché per ora viviamo in un'atmosfera culturale antivaccino e questo è un programma micidiale, criminale, che sta facendo aumentare enormemente. Voi sapete che più di 2,5 milioni di persone all'anno muoiono, di bambini, per il morbillo, e ci sono i famosi antivax che invece dicono che i vaccini producono l'autismo, che producono tutte falsità, tutte cose che impressionano la gente, tant'è che la percentuale di vaccinazione in Italia è diminuita sensibilmente. Comunque questo lo tratteremo al prossimo incontro. Arrivederci. Ci significa niente.